ragazze, bentornate in un mio nuovo video. Siccome io passo la maggior parte delle ore della mia vita su YouTube, mi sono accorta girovagando che esistono davvero tanti video riguardanti i dupi di prodotti cosmetici come i rossetti, gli ombretti, le palette e tanto altro. Ma non ne esistono video riguardanti i dupi di capi d'abbigliamento. Siccome io sono una patita dei capi delle grandi marche Gucci, Chanel, Dior, ma ovviamente non me li posso permettere, non posso permettere di spendere dalle mille in su euro per un solo capo, ho detto sicuramente molti brand low cost, sia negozi fisici che negozi online, li avranno copiati. E quindi sono qui in questo video per farvi vedere le copie delle scarpe più famose e di tendenza di questa invernata 2017, ma che costano poco, quindi a prova di portafoglio. Quindi iniziamo subito! Iniziamo dal primo paio di scarpe. Se siete veterane del mondo del fashion blogging in generale, sicuramente vi ricorderete di questo paio di stivaletti del 2009 di Chloé. Questo modello di stivaletti veniva chiamato Suzanne e veniva utilizzato dalla maggior parte delle fashion blogger. In poco tempo era praticamente ovunque sold out. Questo modello costa ben $1,300. Ultimamente è ritornato molto in voga, infatti è stato nuovamente acquistato praticamente ovunque, ma tanti brand low cost l'hanno riproposto. Io ho trovato una proposta molto allettante di questo paio qui. Queste qui sono di New Look, costano soltanto 30 euro, ma secondo me ancora più belle sono da comprare, da acquistare in un colore sgargiante, e infatti è molto in voga il color rosso. Come sempre la moda è un ricircolo continuo, tutto va e tutto torna indietro. Il secondo paio di scarpe che vi voglio far vedere è un must molto in voga fra tutte le fashion addict. Nel nostro mondo di Instagram. Sto parlando di questo paio qui di Balenciaga. Sono consapevole che non possono piacere proprio a tutte. A me personalmente piacciono molto, per esempio. È uno stivaletto molto mascolino e molto doppio. Molto mascolino e molto hard, molto doppio. Ma è reso chic dalle cinghie laterali e da un cut out, diciamo lascia scoperto la parte laterale del piede, quindi possiamo andare ad abbinare anche dei calzini magari con delle fantasie differenti. Questo paio di stivaletti costa ben 1275 euro, ma non vi preoccupate, perché di queste qui c'è il dupe che è veramente identico di Romwe. Questo di Romwe costa soltanto 34 euro e come potete vedere è praticamente identico a quello originale. Quindi ragazze, andate a darci un'occhiata immediatamente perché sono un must da avere nel vostro armadio, se è il vostro stile ovviamente, se non è il vostro stile. Passiamo avanti. Terzo paio di scarpe. Se c'è una cosa in cui Stuart Weitzman è davvero tanto bravo sono gli stivali, ma soprattutto i paio di stivali più sexy. In questo periodo la folla fashionista sta impazzendo dietro a questo paio di stivali qui chiamati Highland. Molto sexy e sopra al ginocchio, un altro must di questa invernata 2017 in fatto di scarpe. Sono in suede ed hanno il dettaglio di avere un fiocchetto dietro al ginocchio. Io ancora personalmente non so capire quale colore mi piace di più, perché il colore top è davvero molto chic e glamour, il colore nero è un pop per gli occhi abbinato sotto a dei vestitini. Questi stivali costano bene $798. Ammetto che per trovare i dupe di questo stivale online è stata veramente dura perché erano sold out ovunque, ovunque davvero. Quindi affrettatevi a prendere questo paio qui di Public Desire che costano 40 euro e sono disponibili in grigio, in nero, in bianco e in verde oliva. Come potete vedere sono praticamente identici. Quarto paio! Circa 2 anni fa un nuovo designer emerse con un paio di stivaletti che divennero virali fra le fashion addicted. Questo designer faceva parte di Givenchy ed infatti questo paio di stivaletti sono diventati un must, sono diventati il loro cavallo di battaglia. Questo paio di stivaletti bassi con 4 cinghie laterali sono resi molto femminili e anche molto strong dalle borchette, da tutte queste piccole borchette che li incorniciano, e subito sicuramente l'avrete visto ai piedi di tutte le fashioniste. Quelli di Givenchy costano ben 1.395 euro, ma fortunatamente anche di questi le copie ci sono e quindi possiamo usare i nostri soldi, possiamo investirli in più capi o in qualcosa anche di più.
il più importante. Ecco qui quindi il dupe che ho scovato, il più affidabile di tutti. E sono questi qui, questo paio di Ego che costano soltanto 35 euro. Identici, bellissimi e ragazze andate ad acquistarli. Ma se non volete comprare online, anche da Stradivarius sono disponibili questo paio di stivaletti, come vedete, al costo però di 60 euro. Ma io vi consiglio di andare a fare un giretto nei negozietti dei cinesi, perché io lì ne ho visti veramente tante paia. Passiamo al quinto paio di scarpe ed ultimo per questo appuntamento. Sto parlando, sicuramente le avrete viste, delle ballerine di Miu Miu. È da tanto che non seguivo le nuove uscite di Miu Miu, ma queste scarpe mi hanno fatto reinnamorare della collezione giovanile di Miuccia Prada. Amo come i nastrini sono pensati per essere diversi su entrambi i piedi. È veramente una trovata geniale, secondo me. Ovviamente anche di questi gioiellini non sono tardati ad arrivare i dupe, in quanto queste costano ben 590 euro. Ma eccole qui! Ne ho trovate ben due alternative. Un paio sta al 50%, quindi sbrigatevi, e costano soltanto 13 euro. Sono disponibili anche su Iconic al costo di 15 euro, quindi praticamente le trovate su molti altri siti. Vi lascio tutti i link utili nell'info box. Niente ragazzi, questo video è terminato. Spero che questi dupe vi siano piaciute, queste copie. Se volete che faccia questa tipologia di video, ma per esempio con i cappotti, con le gonne, con le magliette, quindi con i vari capi di abbigliamento, ovviamente sempre in voga in questo periodo, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, mi raccomando ragazze, chi sta su questo canale è perché la sua filosofia di vita è quella di risparmiare per comprare ancora più vestiti. Ciao!